Ciao a tutti, sono Marco Vigillini, questo è il video numero 2 per quanto riguarda il mondo del coding tra Scratch e Minecraft, e nello specifico quello che abbiamo risolto la volta scorsa è stata la sfida numero 1 del mondo tutorial che giunge con Minecraft. Ed è l'Agent Trials. Se volete vedere come siamo giunti fino a questo punto, andate a vedere il scusate, il video della volta precedente. Allora, clicchiamo su questo nostro mondo che ci permette di utilizzare il coding in questo percorso, diciamo, da dover far risolvere. E queste sfide da far risolvere al nostro agent. Io ho chiuso il tutto affinché chi vedesse questo video per la prima volta può capire come si avvia l'interazione tra Minecraft e l'esterno. Nello specifico, premo il tasto ESC e vedete che qui in basso l'app Code Connection, quella che ci permette di interagire con Scratch, MakeCode e MakeBlock e Tinker è spenta, ok? Non è stata avviata. Allora, come si avvia? È sufficiente premere il tasto T, Shift 7, quindi lo slash, e digito code. Do invio, ok? E vedete che qui è partita l'app Code Connection. Clicco su Scratch perché abbiamo deciso di risolvere queste sfide del tutorial Agent Trials con Scratch. Clicco sul pulsante verde e qui abbiamo la possibilità già di interagire con Minecraft. Però la volta precedente ci eravamo lasciati con il nostro progetto Project, molta inventiva, e sto zoomando, sposto il nostro blocco del balletto qui in basso. Tutte queste istruzioni sono state nel video precedente. Chi avesse dei dubbi andasse a vedere il video precedente. Allora, cerchiamo di dare un'occhiata a questa seconda parte. Allora, ci dice sfida numero 2. Ok, il tuo turno è di girare. È un gioco di parole. Questa sfida prevede due, diciamo, piatti. E zone di arrivo dorate, e il tuo agent può andare su una delle due per completare questa sfida. Ricorda che ti puoi muovere in diverse direzioni. Usa il comando turn per raggiungere questi piatti gialli, le pedane a pressione. Ok, allora vediamo un po'. 1, 2, 3, 4. 5 suona e non fa niente perché il mondo è immutabile nello specifico. E quindi sono 5 blocchi, poi il nostro agent può o andare dritto o andare a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Di qua invece qui ce ne abbiamo questo è il quinto, sesto, l'ottavo. 1, 2, 3. Allora, a prima vista direi che questa parte, ops, allora scusate, tasto destro e chiudo l'uscita. Mi piacerebbe dare una certa logicità a questa risoluzione, cioè andare avanti per 5 volte, poi girare e andare avanti per 5 volte. Poi proviamo a risolverlo in modi differenti, vediamo un po'. Allora, prima cosa, posizioniamoci qui e ricordiamo che l'interazione avviene da Scratch, quindi io sto premendo in Scratch la mia barra spaziatrice, ok? E vedete che il mio agent Marco V è stato teletrasportato nella mia posizione. È anche subito nella direzione giusta, quindi dovrebbe, anzi no, punta verso quella direzione. E proviamo a dargli dei comandi, rispettando la logica che abbiamo utilizzato in precedenza.
Una indicazione nel caso in cui avesse po poche postazioni a scuola, e le do sempre come suggerimento queste idee. Utilizzate la cosiddetta strategia, no, o metodologia di pair programming, cioè sviluppare, i bambini vengono messi a coppia e sviluppano insieme, alternandosi. Un ragazzo sviluppa, l'altro guarda il codice che ha scritto il suo amico, e si alternano. In questo modo, oltre ad uniformare la metodologia di scrittura del codice, ovviamente nel caso di Scratch visuale, insomma, non ha tantissimo senso, però vedremo per esempio che su MakeCode, che sarebbe quest'altra opzione, c'è la possibilità di scrivere del codice in JavaScript, quindi per medie e sicuramente anche l'inizio delle superiori. E per il programming si uniforma lo stile di scrittura del codice, e si mantiene alta l'attenzione nella coppia, perché chi scrive il codice magari può perdere il filo logico, quello che guarda il codice scritto dal proprio amico invece rimane attento e verifica tutte le la sintassi, per esempio, punto e virgola o quant'altro. Detto questo, proviamo a scrivere del codice in Scratch. Allora, andiamo senza duplicare il codice, scendo in basso, ok, e faccio quando si preme il tasto numero 2, sfida numero 2, quindi diciamo la identifichiamo con il tasto numero 2. Poi mi sembra che abbiamo messo una pausa di 2 secondi affinché noi abbiamo il tempo di passare nella finestra, nella schermata di Minecraft Education Edition, e poi facciamo inviare a tutti questo messaggio numero 2, però, quindi messaggio 2. Quando ricevo il messaggio 2, il nostro agent deve fare delle cose. Allora, vediamo che cosa può fare il nostro agent di interessante. Allora, facciamogli la risoluzione quella banale, cioè ripeti delle azioni sistematicamente, cioè 5 blocchi avanti, poi mi sembra dovesse girare a sinistra, quindi turn sinistra, e poi permettetemi di duplicare il tutto e di rimuovere quest'altro blocco. Quindi quando premiamo il tasto 2 viene inviato un messaggio dopo 2 secondi, viene ricevuto da questo blocco, move forward per 5 volte, turn a sinistra e poi avanti per 5 volte. Quindi in Minecraft ho questa situazione, mi metto in Scratch, premo il tasto numero 2 e il nostro agent dopo 2 secondi si muove. 3, 4, 5. Perfetto, via, ed è uscito. Ok, vediamo un'altra idea che mi è venuta così ragionando, visto che c'è una ripetizione di 5 blocchi. Innanzitutto premo la barra spaziatrice perché il nostro agent venga teletrasportato nella posizione in cui io mi trovo. Come notiamo adesso, la direzione dell'agent è rivolta verso quella direzione e dobbiamo farlo girare a destra. Per fare questo possiamo per esempio cliccare qui e poi doppio clic e il nostro agent si è voltato alla sua destra. Allora, come possiamo fare questa cosa? Dai, facciamolo velocemente, un qualcosa del genere, io avevo in mente. No, controllo ripeti. Così. Me lo tolgo e gli dico ripeti per 5 volte. Per 5 volte move forward. Poi giri a sinistra, tasto destro. Questi li buttiamo. Ok, quindi per 5 volte ripete questa azione, andare avanti, gira a sinistra e la stessa cosa. Quindi premo il tasto numero 2
e il nostro agent dovrebbe risolvere lo stesso, la stessa sfida. Perfetto. E siamo a due, vediamo, chiediamo ai nostri ragazzi, trovate una terza soluzione che non sia il balletto. E quella che mi veniva in mente, nel frattempo io teletrasporto l'agent e poi lo ruoto a destra in questo modo. Ok, dovrebbe essere pronto per la terza ed ultima prova. E proviamo a fargli fare questa cosa qua. Per cui lui ripete per 2 volte questo e poi per farlo, sì, dovrebbe funzionare, lo facciamo girare a destra. Cosa succede? Per 2 volte lui che cosa fa? Ripete per 5 volte move forward. Quindi farà questo, poi girerà a sinistra, ritorna su perché è la prima volta, ripete questo, arriverà sul piatto giallo, si muoverà a sinistra, quindi non guarderà l'uscita e noi lo faremo girare a destra. Ok? Premo il tasto numero 2, ci mettiamo in Minecraft e vediamo che il nostro agent sinistra, destra, perfetto. Ok, dirigiamoci verso la sfida numero 3 che vi anticipo un pochetto, ok, basta. È abbastanza impegnativa. E ok, invitandovi a condividere questo video, noi ci posizioniamo su questo cartellone sì, vi aspetto al prossimo video. Bene, se vi è piaciuto il tutorial di oggi e non volete avere il problema di perdere i prossimi, tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante iscriviti e poi sul simbolo della campanella. Abilitate le notifiche del canale ed infine un ultimo clic sul pulsante salva. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!